Cosa hanno in comune la nuova Jiminy e questo bellissimo capriolo? Dolcezza? Simpatia? Un tragico cartone Disney? No. Ma andiamo subito al sodo. Il telaio a longheroni è rimasto lo stesso della serie precedente, rivisto in vari attacchi e arricchito di due traverse e di una traversa DX centrale che ne aumenta la robustezza. Per quanto riguarda i differenziali invece sono liberi poiché la funzione autobloccante è assolta benissimo dal controllo elettronico. Lo schema sospensivo e i ponti rigidi sono praticamente gli stessi della precedente Jiminy, mentre lo sterzo è stato dotato di un ammortizzatore e della servoassistenza elettrica che hanno risolto i problemi di vibrazione del volante del precedente modello. Invariati anche il cambio manuale a 5 rapporti e il ripartitore riduttore che è tornato ad avere il comando leva manuale per la trazione 4x4 e delle marce ridotte. Anche l'impianto frenante non tradisce la tradizione e infatti troviamo i dischi all'anteriore e i tamburi al posteriore. L'unico motore disponibile è il 1500 aspirato con fasatura variabile che sviluppa 102 cavalli a 6000 giri. Ha una coppia massima di 130 Nm a 4000 giri e nonostante la cilindrata maggiore è più compatto e leggero del precedente 1300 e vi dirò di più, ci potete anche fare i sorpassi con questo. Bene, con queste caratteristiche come si comporterà l'unica vettura del momento che ha una X nel posto giusto? Grazie all'angolo di attacco di 37 gradi, l'angolo di dosso da 28 e quello di uscita da 49, guardate con che facilità affronta il fuoristrada più duro questa nuova Jiminy. Pazzesco, vero? Sa, questo è... Che è sta roba? Ma questa è acquetta proprio. Abbiamo deciso di metterla alla prova dove anche la multipla della zia avrebbe difficoltà. Come potete notare se la cava benissimo anche nei percorsi realistici grazie alle superiori prestazioni del motore e al controllo della trazione che funziona dolcemente senza strappi permettendo di avanzare su fondi a bassa aderenza anche con pneumatici stradali. Il controllo di trazione si può disattivare fino a 30 km orari, dopodiché si riattiverà automaticamente. Per escluderlo del tutto sarà necessario inserire le ridotte, che comunque fanno raggiungere alla Jiminy i 100 km orari in quinta marcia, permettendo una guida veloce anche in off-road. Piano, piano, in aderenza, piano! Aspetta! Samba! Vai, 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 vai! La notevole lunghezza delle marce ridotte penalizza il comportamento nei passaggi estremi, dove diventa necessario dare e togliere gas con perizia e precisione. Levatevi da destra! Esatto! Ci sei quasi. Anche se non sono l'ideale nei passaggi più estremi, le marce ridotte consentono di fare questo. Sì, ci siamo accorti della targa. Ma la Jiminy come si comporta su asfalto? Su strada la nuova Jiminy è molto facile e gradevole da guidare.
L'assetto ha una taratura di media rigidità che garantisce un buon assorbimento dell'asperità del fondo e mantiene la vettura stabile. Il rollio in curva resta sempre entro limiti più che accettabili. I pneumatici alti originano un leggero sottosterzo in curva facilmente controllabile. Le cose cambiano un po' quando si marcia a media velocità sul misto. Il sottosterzo diventa più marcato, le sospensioni posteriori meno frenate delle anteriori danno origine a leggeri ondeggiamenti del corpo vettura e il controllo elettronico della stabilità si fa un po' invadente, intervenendo spesso con tagli di potenza, anche se indubbiamente a vantaggio della sicurezza. Inoltre c'è da dire che verso i 120 km/h la rumorosità del motore e i frusci aerodinamici si fanno evidenti, limitando il comfort di marcia che comunque resta complessivamente molto buono. La velocità massima è di poco superiore ai 160 km/h e si raggiunge agevolmente. Questa nuova Jimny, con il suo cruscotto squadrato che riporta ai vecchi tempi, il suo infotainment con Apple CarPlay, Android Auto e Mirror Link, il suo portabagagli che abbattendo i sedili raggiunge i 377 litri, ha ad oggi un prezzo di 22.500 euro per il cambio manuale e 24.500 per l'automatico. Bene, fateci sapere che cosa ne pensate di questo nuovo Jimny sotto nei commenti. Nel frattempo vi ricordo che a dicembre uscirà l'articolo completo sul nuovo numero di 4x4 X Evolution. A noi questa vettura ha lasciato il segno, in particolare a me. Ah, per c***o! Ah, l'ho detto, te l'ho detto!